È un'istituzione perché, come hai ricordato, sono 70 anni che le suore operano in questo quartiere e la scuola è un polo educativo fondamentale. Ora, chiudere questo polo diventa una scelta dettata da motivi validi che hanno alla base tanti impegni da parte delle suore e della congregazione, però è una chiusura di una scuola, è sempre un aspetto molto negativo in un ambiente e in un quartiere, perché si chiude un luogo di formazione e di educazione. Io credo che sia fondamentale, e questo è un po' il discorso a livello nazionale, è fondamentale il rispetto dell'educazione dei bambini e la libertà dei genitori di scegliere il loro ambiente educativo e l'indirizzo di educazione da dare ai figli. Per cui le scuole paritarie non sono una esperienza, un'espressione di una parte, sono una delle parti fondamentali della società. Per cui accanto alla scuola statale c'è la scuola paritaria. Riconoscere il valore e l'impegno della scuola paritaria diventa importante. Ecco perché credo che le istituzioni a livello nazionale, poi regionale, provinciale, devono farsi carico di questo impegno, di questa salvaguardia di questi centri di formazione e di educazione. Noi parliamo di emergenza educativa. Ebbene, la chiusura di una scuola è la negazione di questa emergenza. Invece difendere questi poli educativi significa essere responsabili e coscienti di quanto oggi sia importante l'educazione delle future generazioni. Io ringrazio tutti perché vuol dire che la loro manifestazione vuol dire che noi nel quartiere esistiamo, ci stiamo, siamo stati vicino alla gente, vogliamo bene alla gente. Questa è la cosa importante, perché noi siamo l'istituto che sta in mezzo alla gente, non stiamo richiusi dentro casa. E allora siamo per i poveri, per chi non ha niente, perché nel 50, quando è sorta questa scuola, è sorta dopo l'alluvione, proprio perché per stare in mezzo alla gente, perché i superiori fecero questa scelta. Adesso noi stiamo in mezzo alla gente, più di tanto non sappiamo fare, però la gente ci vuole bene, questo ce l'ha dimostrato, ringrazio tutti.